Quale presidente dell'Associazione Culturale Fucinarodium ho il piacere di condividere quello che è il nostro onore ad aver ospitato la 27esima edizione del Mediterraneo Video Film Festival. Il festival è un momento fondamentale attraverso il quale lo spettatore crea un legame. Come diceva Goethe, è il modo migliore, l'arte, per mettersi in contatto con il mondo, ma anche forse il migliore per riuscire ad auto-escludersi pur restando in mezzo ad una moltitudine di persone. La seconda edizione di Nessuno di Palma consiste in una call of artists che abbiamo voluto lanciare e a cui hanno partecipato numerosi artisti sul territorio nazionale e internazionale. L'artista selezionata è stata Sonia Calmanfi, un'artista tedesca che presenta una mostra dedicata al paesaggio cilentano dal titolo Al confine. Inoltre abbiamo voluto istituire un premio dedicato a Palma Bucarelli che verrà consegnato a due registi che hanno indagato il mondo delle arti visive attraverso il linguaggio del cinema, che sono Antonello Carboni e Paolo Pisanelli. Per noi il concetto di cultura è un concetto fondamentale, ma è una cultura che in realtà non deve essere astratta. È una cultura che ha la sua voce, la sua forza nel nostro territorio, nelle mura di questo palazzo. Una cultura che in realtà insieda nel nostro territorio, ma è una cultura che ha necessità di aver voce, prendendo forza dal passato e soprattutto dare tracce e significato al nostro futuro. Siamo comunque contenti di questa possibilità che grazie alla collaborazione con Maria Grazia Caso riusciamo ad offrire. Credo che questo tipo di manifestazione con questa identità ben precisa si debba continuare a collocare in questo arco temporale, in questo periodo. C'è sempre questa bellezza del venire nel Cilento e scoprire dei luoghi che sono veramente affascinanti e spero che questi luoghi vengano conservati e anche pensati per un futuro, perché è un patrimonio enorme. Well, Kwame believes why he does Ninsusu art is because although their bodies could be held captive, nobody could hold their mind captive.